E benvenuti nella cucina di Molino Casillo, dove le ricette sono desideri. E a proposito di desideri, io oggi ne ho uno per voi, che l'ho pensato e l'ho voluto condividere ed impastare con voi, la ricetta dei panzerotti. Cominciamo con il primo ingrediente, la semola d'autore per panzerotti, ideale per tutte le tipologie di prodotti fritti. Eccola qua la nostra semola. E la andiamo a versare all'interno della nostra planetaria. Andiamo adesso a sbriciolare il nostro lievito bene bene, così, e lo inseriamo all'interno. Successivamente mettiamo il sale in un altro angolino, perfetto. Cominciamo ad inserire una parte di acqua, ok, chiudiamo. E partiamo con l'impasto, piano piano. Cominciamo lentamente a dare un po' di velocità in più. E inseriamo adesso lo zucchero. Continuiamo ad inserire dell'altra acqua. Non è un impasto morbidissimo, mi raccomando, eh? Dovete soltanto assicurarvi che sia impastato bene. E adesso cominciamo a inserire l'olio. E aumentiamo ancora un po' la velocità. Adesso, dopo 10 minuti di impastamento, fermiamo la nostra macchina che, come vedete, ha pulito bene i bordi della vasca. Abbiamo un bel impasto liscio. Eccolo qua. Lo tiriamo via. Guarda che bello. Ok. Raffiniamo così un po' la pasta con le mani, la giriamo da un lato e dall'altro, così non fa la crosta, e per 20 minuti andiamo a lasciarla riposare e poi la lavoreremo assieme. E adesso, dopo 20 minuti di riposo, andiamo a prendere il nostro impasto, ah, bellissimo, che è appena finito di riposare, e lo andremo a spezzare. Guardate che bello. Andiamo a creare delle palline di circa 80 grammi, eccola qui, questa, ok, le dividiamo per 4 palline, perfetto, giriamo le nostre palline, così, facciamo belle lisce, mi raccomando, e adesso le andiamo a mettere in un piatto per lievitare per altri 20 minuti o fino al raddoppio del suo volume. Eccoci qua e continuiamo la nostra ricetta adesso con la stesura e la farcitura dei nostri panzerotti. Io mi ricordo qualche anno fa mia figlia aveva qualche dente in meno davanti, il panzerotto veniva bello, diciamo, asciutto, bello, diciamo, croccante, e mia figlia mi diceva: papà, ma io non riesco a mangiarli, sono buoni questi panzerotti, ma io non ci riesco. Ho detto: guarda papà, adesso ci penso io. Studiamo un metodo per farli diventare un po' più morbidi, e questo è il mio tocco da maestro. È proprio la parte dopo la farcitura, anziché friggerli subito, li andremo a far lievitare un altro po'. Avete capito perché ho lasciato lo spazio nel bordo? Così posso chiudere i miei panzerotti senza che si aprano. Mia figlia voleva che diventassero più morbidi, più soffici. E allora cosa facciamo? Prendiamo un po' di farina, la mettiamo qui, mettiamo i nostri 4 panzerotti a lievitare ancora un po', circa 15-20 minuti, così diventeranno più soffici e più morbidi. Andiamo a metterli 20 minuti dentro al forno, giusto con la luce accesa, e poi andiamo in frittura. Adesso sono passati quei 20 minuti del tocco da maestro che fa sì che il panzerotto lievita ancora un altro po' e rimane proprio soffice soffice. Li andiamo a prelevare dal nostro forno che abbiamo lasciato così spento, li abbiamo soltanto fatti lievitare. Oh, meravigliosi! Non vedo l'ora di metterli nell'olio, però prima controlliamo la temperatura. Una temperatura ideale per la frittura è 180 gradi circa. Come vedete, eccolo qua, perfetto, 180 gradi, 186,
Abbassiamo un po' la fiamma, perfetto, e cominciamo a friggere i nostri panzerotti. Wow, meraviglioso. Una cosa importante, subito vanno girati da un lato e dall'altro. Adesso non rimane che andare ad impiattare i nostri panzerotti. Cominciamo da questi due, così, uno e due, perfetto. Prendiamo uno stuzzicadenti, perché la decorazione è importante. Ho nascosto i miei pomodori, voilà, ve li volevo far vedere a sorpresa. Prendiamo così, un po' di basilico, anzi così, guarda, ancora meglio, il pomodoro, e lo mettiamo qua. Cosa dirvi? Buon appetito! Ci vediamo alla prossima ricetta, sempre nella cucina di Molino Casillo, perché da noi le ricette sono desideri.